si chiamava così perché lì attraccavano i navigli. Era un ponte che collegava la borgata di San Fermo con Campomazio. Era un ponte bellissimo a quattro arcate, tenuto su da tre piedi. Da questa arcata partiva una strada che congiungeva il ponte con l'isola e la chiamavano la Pontara o il Pontaron dell'isola. In mezzo c'era una torretta meravigliosa e sotto passava una carreggiata. Intorno a questa torretta erano aggrappate delle case e lì, nella torretta, si vedeva una famiglia. C'era la famiglia di Virgilio Bondi. Virgilio Bondi, padre, Toscana Corella, la moglie, Caterina Corella, la suocera, e i documenti dicono tre o quattro bambini, fra cui una bambina, Cate. Sotto il ponte la vita era intensissima, c'erano barcaioli, lavandaie, commercianti, briganti, addetti della dogana, lavandaie che lavavano sotto il pontaron, e poi sul ponte passeggiavano i nobili e le nobili di Verona e i prelati. Giovanni